Ciao Giampaolo, Buonasera a benvenuti. tutti. Oggi 21 settembre, parliamo ancora appunto di 5G e tutti gli effetti che questo produce ormai a livello sociale e anche per quanto riguarda la nostra salute. Allora, io do la parola un attimo a Patri che ci presenta bene questa trasmissione e per quello che appunto poi seguirà anche i commenti in merito di Giampaolo per quello che è l'impatto sociale, economico e politico su questo appunto tipo di trasmissione 5G che tanto fa discutere e che tanto pericolo porta alla nostra salute. Quindi a te la parola, Patrick, prego. Sì, buonasera a tutti, ciao amici. Sì, l'altra volta ci siamo lasciati con il discorso dei cavi. Magari possiamo subito iniziare con il guardare questo video, che è un video tedesco. Praticamente fanno vedere l'interno di un'antenna dedicata al 5G e diciamo, spiegano anche un po' nel dettaglio il perché la tecnologia di 5G non sta nei ripetitori o anche comunque quelli dedicati al 5G, ma sta nei cavi, come appunto l'altra volta abbiamo detto. Quindi Ubaldo, cosa ne dici se magari switchiamo l'immagine grande e Sì, facciamo vedere prego, prego. agli amici Prego. il video? Sì. Allora. Ovviamente in tedesco mettiamo i sottotitoli così possiamo leggere, ovviamente, a meno che qualcuno capisca il tedesco. Quindi questa è un'antenna che utilizza il 5G. Quindi questi moduli sono montati in basso, l'albero ovviamente sta per il ripetitore, e vengono montati in basso ai ripetitori già esistenti. E sono infatti collegati tramite cavo coassiale all'antenna, che sono i cavi di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. Eingebaut schon. Genau, weil das hier eine 64 TRX-Antenne ist. Quindi questa antenna praticamente è composta da 64 piccole antenne che vengono collegate direttamente via cavo coassiale sotto questo sistema, diciamo. Also 64 einzelne Antennen würden wir theoretisch 64 Koaxialkabel Infatti, qua li vediamo all'opera e stanno montando sotto di queste antenne questi cavi coassiali, che sono i cavi che poi troviamo ovviamente nei mari, quelli di cui abbiamo discusso. bei dieser hohen Frequenz, die wir außerdem haben, diesen 3,5 GHz, wäre die Dämpfung auch enorm. Das heißt, E wir viaggiano su frequenze di 3,5 GHz. könnten gar nicht so lange Kabel bauen. Und wie du dir vorstellen kannst, sind diese Koaxialkabel relativ dick, also ist es schwer umzusetzen. Deswegen haben wir hier die Technik direkt in der Antenne drin. Das Radiomodul ist quasi, oder die verschiedenen Radiomodule sitzen direkt hinter den Antennen. Warum ist es eigentlich so wichtig, Koaxialkabel einzusparen? Weil je länger. Qua quando dice Warum ist es eigentlich so perché è wichtig? importante salvare, praticamente il loro discorso è che questi moduli vanno montati il più in basso possibile. Diciamo che 3 metri sarebbe l'ideale, perché praticamente più cavo mandano in alto, più quest'antenna riscalda e meno potenza irradia. Quindi più basse stanno, più è corto il cavo e più riescono a irradiare. Koaxialkabel einzusparen.
weil je länger das Koaxialkabel ist, desto höher ist natürlich die Dämpfung. Infatti qua lo spiega. Bestimmte Ausgangsleistung, das heißt, wenn wir jetzt avendo 64 piccole antenne, hanno una grande potenza di uscita. Höhere Dämpfung, also höheren Verlust, uns kommt weniger energetica. Das heißt, wir können insgesamt nicht so weit ausstrahlen. Umgekehrt ist das Signal, was dann vom Endgerät in die Antenne kommt, das muss ja auch wieder zum Koaxialkabel runter zum Radiomodul, wo es dann verarbeitet wird. Man kann sich ja vorstellen, dass das Signal, was von dem Endgerät kommt, also vom Handy oder so, relativ schwach ist. Also zählt da auch quasi jeder Zentimeter, den ein. Quindi qua praticamente sta dicendo che il segnale del cellulare è relativamente basso, quindi è l'antenna che deve fare tutto il lavoro. Quindi maggiore lo spazio di radiazione e ovviamente maggiore il metraggio in cui possono arrivare e quindi raggiungere tutti gli utenti. Je höher die Dämpfung, desto niedriger ist das Radiomodul ankommt, wird erst gar nicht verstanden, also weil es viel zu schwach ist. Frank, wir machen das gleich auf die Antenne, damit wir uns ein bisschen was vom Innenleben angucken können. Drehen wir es aber nochmal um, damit auch die Rückseite sieht. Infatti adesso per la grossa mole di energia c'è tanto calore, infatti ha bisogno di un grosso dissipatore per poterla dissipare. Das heißt, da wird Wärme erzeugt oder es entsteht Wärme, die dann auch. Adesso andiamo a vedere una cosa importante, lo mandiamo avanti e vediamo l'interno. Che diciamo in Italia è una cosa un po' rara da vedere, anzi, non so quante volte sia stato possibile poter vedere l'interno di una di queste antenne. In Italia. Queste sono le 64 antenne di cui parlava. Queste antenne sono normalissime antenne, non hanno nulla di più delle antenne precedenti. Qua il discorso è che sono 64 in un unico modulo. Come tecnologia di sistema, qua si sta parlando del sistema appunto che dà l'energia o che comunque permette a queste antenne di irradiare la propria frequenza. E poi andremo a vedere che cosa è e anche perché comunque viene nascosto. Qua praticamente cosa spiegano? Qual è la tecnologia di questo macchinario? Ogni antenna è regolabile, quindi possono dargli degli spin di angolazione, che siano 30, 45, 60, 90, quello di cui si ha bisogno, per irradiare con più segnali più zone contemporaneamente. Mentre prima il segnale era, diciamo così, statico, veniva inviato e dove arrivava, arrivava, indipendentemente se l'utente fosse in quella zona o meno. Queste antenne cosa fanno? Hanno innanzitutto un sistema di geolocalizzazione, quindi sanno dove sono gli apparecchi vicini che possano rientrare nel loro raggio. Di conseguenza muovono queste antenne per direzionare il fascio di luce, il fascio di frequenza verso l'utente. E infatti lui adesso qua spiega il funzionamento. Magari qua è un po' complesso, vediamolo quando fa proprio la simulazione nel computer che si capisce. Questo va bene, possiamo saltarlo, non è importante. Qua fa una simulazione con due antenne. Qua il discorso è che sono due e non 64, quindi possiamo capire l'efficienza di questo sistema. Come possiamo vedere nell'immagine, queste due antenne hanno spin zero, quindi non hanno lo stesso orientamento. I due raggi vengono commutati in un unico grande raggio. Poi da questo momento in poi lui dà delle diverse angolazioni a un'antenna e qua si vede, diciamo, la tecnologia di queste antenne, che è tutto qua. Non c'è niente di più, diciamo, a livello di tecnologia del 5G. Il discorso delle antenne è questo. La possibilità di orientare ognuna di queste 64 antenne e, come si vede, come in questo caso, direzionare il segnale in punti specifici.
Ora l'antenna di sotto qua ha un'angolazione di 30 gradi, ora gli farò applicata un'angolazione di 90 e si vedrà proprio come le antenne funzionano più specificatamente. Infatti, come possiamo vedere qua, il raggio va tutta da una parte. E questa è la tecnologia di queste nuove antenne, quindi 64 mini antenne in un modulo solo, dove praticamente riescono a intercettare il cliente, qualsiasi esso sia, che sia un modem, che sia una macchina, che sia uno smartphone, e indirizzare il segnale verso quella determinata fonte o utente. Ora qua c'è una domanda importantissima, proprio importantissima. Lui chiede: Frank, dobbiamo davvero sostituire tutte le antenne che abbiamo finora per le antenne 5G? Ricordiamo che le antenne 5G, come abbiamo appena visto, non è nient'altro che 64 antenne normali in un unico modulo, appunto direzionabili. Ovviamente c'è 64 volte la potenza di un'antenna normale, sia a livello di irradiamento sia di quantità di flusso di dati. E lui dà una risposta pazzesca. E infatti dice: no, non dobbiamo. Li costruiremo semplicemente nei luoghi dove servono. Queste piccole 64 antenne sono antenne passive. Il modulo è attivo. Attivo significa che ha bisogno che è alimentato a corrente. Quindi il modulo ovviamente è a corrente, ma ogni antenna è passiva. Quindi nel passivo passa anche il 5G, come lui dice. Infatti le antenne passive che abbiamo già in uso supportano il 5G, perché sono antenne passive. All'antenna, alla singola antenna, non gli interessa che tipo di tecnologia noi stiamo usando o che tipo di nome abbiamo dato a una tecnologia specifica. L'antenna deve solo fare un lavoro, trasportare i dati in quella determinata frequenza. Quindi non abbiamo appunto nessun bisogno di sostituire le antenne per il 5G, perché fondamentalmente questa tecnologia non esiste. È solo un'unione di 64 cavi insieme in un unico modulo, così in tutto il mondo. Infatti dice che il discorso poi avviene in terra, nei sistemi che poi dovranno leggere i dati. È lì che si attiva il fantomatico 5G, 4G, 3G che sia. L'antenna è indifferente, tu gli stai facendo passare un dato. Infatti per ampliare questa potenza hanno messo 64 antenne in un unico modulo. E infatti si dice che poche operano su altre antenne con frequenze 5G. Ubaldo, se puoi switchare l'immagine normale così ci vediamo tutti e tre. Allora, volevo fare una precisazione. Mi è stata fatta una critica nell'ultimo video, nella scorsa puntata, perché praticamente avrei toppato riguardo il fatto di accostare queste frequenze al microonde. Quindi facciamo un piccolo passaggio così cerchiamo di capire che cosa sono. Scusate, una piccola pausa. Vorrei salutare il nostro ascoltatore MS che ci sta seguendo dall'aereo in volo da New York, Los Angeles. Quindi wow! Prego. Quindi ci stanno ascoltando anche in volo. Sì, con high speed, dico, cos'è? Una tecnologia internet in aereo, insomma. Sì, sì. Prego. Allora, cerchiamo di capire bene una cosa. Facciamo una distinzione. La G davanti a 2, 3, 4, 5G non sta per gigahertz. La G sta solo di generazione, generation. Ok? Quindi la prima confusione da non fare è accostare la G della tecnologia 4G o 5G ai gigahertz. Non ha nulla a che fare. Bisogna andare a capire poi su quali frequenze vanno, navigano il 2G, il 3G, il 4G e il 5G. Detto questo, qua abbiamo una tabella dove abbiamo un range da 300 kHz a 300 GHz, dove c'è tutta la forbice delle telecomunicazioni e anche ovviamente delle comunicazioni punti radio, radar e anche le interazioni, diciamo così, chiamiamole così, satellitari.
Ora, all'interno di queste delle frequenze dove c'è la radio, la televisione, poco più in alto, dai 3 GHz ai 40 GHz, troviamo il microonde. Quindi andiamo nel nostro politicamente scorretto, ma corretto Wikipedia. Andiamo a vedere cosa ci dice diciamo, l'ufficialità sulle microonde, che cosa sono. Allora, facciamo giusto un piccolo excursus, così andiamo a capire meglio anche, non facciamo più confusione. Allora, in fisica le microonde sono radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d'onda, compresa tra la gamma superiore delle onde radio e la radiazione infrarossa. Le microonde sono comprese nelle parti ultra high frequency, quindi le UHF e le HF, e parliamo di UHF tra i 300 MHz e i 3 GHz e le EHF tra i 30 e i 300 GHz. Quindi questo range sono le microonde. E infatti nell'immagine che abbiamo visto prima, questa, possiamo vedere che da 3 GHz a 300 GHz ci sono questi sistemi come i punti radio, dove tutti siamo collegati da 80 anni a questa parte per i collegamenti per le telecomunicazioni. Quindi non c'è molto poi di non assimilabile al microonde, sono microonde, non è che bisogna tanto guardare lontano, sono microonde, ce lo dice anche l'ufficialità. Andiamo a vedere, allora, infatti anche qua le microonde sono comprese tra i 3 GHz e i 300 GHz. Al di sopra dei 300 GHz l'assorbimento delle radiazioni elettromagnetiche è così intenso che l'atmosfera terrestre può essere considerata opaca a queste frequenze. Infatti possiamo anche capire molti fenomeni colorati che avvengono nell'atmosfera. Andiamo a vedere l'utilizzo del microonde. Cosa ci dice l'ufficialità? Il forno a microonde utilizza un generatore a magnetron. Quindi le microonde vengono utilizzate per il forno a microonde alla frequenza di circa 2,45 GHz. Giusto? Gianpaolo, ci siamo? Sì, vi sto seguendo. Per cuocere il cibo. Il riscaldamento e la conseguente cottura è dovuto al fatto che le microonde causano un aumento di energia della rotazione delle molecole di alcune sostanze, in particolare dell'acqua. Le molecole dell'acqua, infatti, hanno un momento di dipolo elettrico che ha la stessa frequenza angolare delle microonde. Dato che la materia è organica e composta in prevalenza da acqua, il cibo può essere cotto facilmente con questa tecnica. Ok? 2,45 GHz. Voglio solo spostarmi in un documento della Camera dei Deputati ufficiale del 5 aprile 2019, dove parlano delle regolamentazioni di tutte le nuove frequenze. Andiamo a vedere quali sono le frequenze del 5G, così per una volta per tutte andiamo a capirlo. Per esempio, gli interventi per lo sviluppo del 5G. Le bande di frequenza interessate dal 5G sono la banda da 3,6 a 27,5 GHz. Quindi questo è un documento della Camera dei Deputati che poi, se volete, vi faremo avere, così ve lo leggete tutto. E ci interessa per il momento sapere che la frequenza interessata è dai 3,6 ai 26,27 GHz. Ma non solo, perché il 5G può viaggiare in qualsiasi banda. Tanto che questo intervento, come dice qua la legge di bilancio del 2018, è previsto un articolato programma di redistribuzione delle frequenze destinate alla trasmissione televisiva sulle due bande UHF e VHF e di attribuzione delle frequenze in banda 700 MHz. Che cosa significa questo? Che dal 2018, con questo decreto, praticamente tolgono le frequenze che ora sono destinate alla televisione per concederle al 5G. Quindi significa che le frequenze da più o meno 300 kHz a 30 GHz sono da sempre impegnate nelle telecomunicazioni.
Quindi già qua il format microonde viaggia sulle stesse frequenze con cui noi tutti oggi guardiamo la televisione. Ascoltiamo un video al telefonino o ci colleghiamo con un computer. Poi l'utilizzo delle microonde sui ponti radio, ovvero trasmissioni tra antenne paraboliche terrestri a distanze fino a centinaia di chilometri di segnale, quindi come le televisioni, comprese tra i 2 GHz e gli 80 GHz, quindi nello stesso range con cui agisce il microonde che cuoce gli alimenti. Poi utilizzi telefoni cellulari GSM che operano alle frequenze di 1,8 GHz per comunicare con la stazione radio base. Poi le microonde sono utilizzate per le comunicazioni con i satelliti, poiché attraverso l'atmosfera terrestre senza subire interferenze come accade invece per le onde radio, e si ha inoltre più larghezza di banda. I protocolli di comunicazione senza fili, e qua ruba il bello anche, perché praticamente le microonde a 2,4 GHz e a 5 GHz navigano da anni già a casa nostra, nei modem, soprattutto nei modem, in tutte le connessioni Bluetooth. Quindi il 5G non è qualcosa di nuovo. Forse è qualcosa che io non saprei a questo punto, non saprei neanche dare una spiegazione al 5G, proprio perché è un'invenzione di sana pianta. Il 5G è soltanto prendere 64 cavi e metterli dove prima ce n'era uno. E infatti per questo abbiamo fatto una puntata, la precedente, importante sulla corsa ai cavi. Ecco perché. Perché le frequenze che oggi il 5G sia su quelle frequenze o meno, poco male fa, perché è da sempre inteso dagli anni 40 a oggi, che abbiamo i ponti radio, abbiamo i radar, quindi noi siamo irradiati da più di 100 anni, dalle stesse frequenze con cui oggi diciamo stop al 5G, ma l'avremmo dovuto dire per tutto. E l'ampliamento di tutto questo discorso è dovuto, come tu Giampaolo benissimo sai, all'internet delle cose, quindi l'internet of things, all'intelligenza artificiale, alla blockchain. Quindi l'internet of things e l'intelligenza artificiale ne sono i pilastri, perché praticamente la connessione con gli oggetti con le persone con gli oggetti, è praticamente l'unione di tutto in internet, e quindi si ha bisogno di molta più potenza. Ma da questo punto di vista basterebbe cambiare i cavi. Però abbiamo fatto una puntata proprio per capire questo concetto di cavi. Non ti allontanare dal microfono! Sì, hai ragione. Poi va bene, a parte il radar, quindi diffusione televisiva, accesso ad internet e telefonia su cavo coassiale. Sappiamo dalla volta scorsa cos'è un cavo coassiale, dove sono e perché esistono. Le microonde vengono usate nei radar, in diversi tipi di armi. E poi per trasmettere. Finalmente! Sì, e poi per. Anche per tante altre cose come il maser, che è sempre simile a un laser, chissà che cavolo fanno. Questa, molto probabilmente c'è tutta una questione, come hai già detto tu Giampaolo, per quanto riguarda l'ARP che hai anche accennato l'altra volta. Sì. Infatti sono dei laser questi. Però una cosa importante, prima di lasciarti la parola, così ci fai anche tu una piccola parentesi, voglio andare a vedere un attimo cosa è questo magnetron. Tu ne hai sentito parlare, Giampaolo? Del? Magnetron. Sì, ne ho sentito parlare, ma ho una vaga... Ok, adesso la vediamo bene. Perché il magnetron è la fonte di energia dei radar. Com'era nei primi anni del Novecento, lo è anche oggi. Ma non solo, perché è la fonte di energia delle antenne, cioè quella che prima non ci hanno fatto vedere. Quando hanno aperto l'antenna, c'era quel blocco di alluminio che non hanno aperto, lì dentro c'è il magneto. Andiamo un attimo a vedere che cosa è. Ah, volevo un attimo anche... Sicurezza. Perché... questo politicamente non corretto o corretto che sia di Wikipedia fa anche un accenno alla sicurezza. Nonostante le microonde siano largamente impiegate dalla metà del XX secolo, la loro pericolosità è ancora in discussione
Al di là di questo, un rischio è ben documentato relativamente all'uso del magnetron, quello che noi abbiamo in casa, quello che abbiamo in tutti i ripetitori. La cornea dell'occhio non è percorsa da vasi sanguigni che possano raffreddarla e corre il rischio di surriscaldarsi se colpita da microonde, anche perché non è trasparente a queste lunghezze d'onda. Per questo motivo, l'esposizione cronica alle microonde, esattamente come alla luce solare, può aumentare l'incidenza della cataratta. Se la luce solare ci si può difendere con occhiali da sole, non esistono protezioni simili contro le microonde. Un forno a microonde con il portello difettoso può essere fonte di rischi. È opportuno quindi evitare usare apparecchi danneggiati e controllare eventualmente il campo dispersivo con appositi strumenti. Per lo stesso motivo è bene evitare di trovarsi nel luogo di emissione dell'antenna di potenti radar. Lo dice dopo, perché praticamente loro consigliano, ogni volta che usiamo il microonde, di mettere un bicchiere d'acqua vicino al microonde. Ah, è sul magnetron che lo vedremo. Allora, il magnetron è un tipo di valvola termoionica ad alta potenza destinata alla produzione di microonde non coerenti. Il magnetron è anche un sistema in grado di accoppiare un campo magnetostatico ad una radiofrequenza ai fini di depositare film sottili di elettrici o metalli non magnetici, impiegato industrialmente per scopi di ricerca negli apparati di deposizione fisica detti sputtering. Impieghi. Radar. Fin dai primi anni del Novecento. Nei sistemi radar la guida d'onda è connessa con una antenna, che può essere una scanalatura nella guida oppure un allargamento a cono puntate su un riflettore parabolico. Quindi una parabola, un'antenna, un ripetitore. Dove è impegnato? Riscaldamento e cottura. Quindi stiamo guardando che lo stesso macchinario che usano per il radar, che fa malissimo, viene usato anche nei microonde. Allora, nella camera di cottura le microonde vengono quindi assorbite con efficienza differenziata da diversi materiali, tra cui l'acqua contenuta nei cibi, trasformandosi in calore. Se le onde non vengono assorbite, subiscono una riflessione. Le onde stazionarie che si creano dissipano la loro energia innescando un arco di plasma in prossimità dell'antenna del magnetron, distruggendola. Per questo motivo è importante non far funzionare il forno a vuoto, perché se lo fai funzionare non si disperde la radiazione, qualcosa la deve prendere, quindi in questo caso l'acqua contenuta nei cibi. E si devono scaldare piccole quantità di materiale ed è opportuno collocare all'interno della camera anche un bicchiere contenente acqua. La frequenza tipica dei magnetron per forni a microonde è di 2,5 GHz. È stato scoperto, va bene, veniva già usato prima seconda guerra mondiale nei radar. La sicurezza e i rischi dovuti all'utilizzo del magnetron sono quelli legati all'esposizione alle microonde, dette MIR, cioè ustioni, danni ai tessuti molli come i testicoli, opacizzazione del cristallino, oltre a disordini nella calcificazione ossa. Le sperimentazioni su apparati impiegati, il magnetron richiede particolare attenzione e preparazione, poiché i fasci di microonde sono invisibili e possono riflettersi in modo insidioso. Quindi, la critica che mi è stata fatta è infondata, perché è uno di quelli che sicuramente legge gli articoli, i titoli degli articoli di Facebook senza neanche aprirli, perché basta solo andare in quello che noi chiamiamo Wikipedia, che ci dà tutte le informazioni per capire che le frequenze con cui da 100 anni stiamo trasmettendo internet, telecomunicazioni e quant'altro sono le stesse con cui oggi, ripeto, diciamo stop al 5G. E quindi si capisce anche perché c'è anche questa corsa ai cavi e c'è la guerra tra Cina e America per questa questione. Innanzitutto, come si potrà vedere se volete andare a controllare questo documento della Camera dei Deputati, tutta l'Unione Europea dal 2018 al 2022 sta attuando questo piano. Quindi dopo si stanno c'è una ripartizione delle frequenze e quindi tolgono le frequenze alla televisione per darle al 5G. Innanzitutto le frequenze della televisione navigano sui 700 MHz. Quindi che senso ha con il 5G? Niente, perché
come ho già detto, 5G, per come lo posso concepire io, non esiste, è un qualcosa che non esiste. Esiste solo se vogliamo dare un nome a qualcosa che non esiste. Perché questa tecnologia è solo l'aumento dei cavi nei ripetitori. Cosa significa un aumento dei cavi nei ripetitori? Più potenza. Perché? Perché con questo patto europeo e americano che abbiamo, dobbiamo far emergere l'Internet of Things, l'intelligenza artificiale e la blockchain. E quindi siamo impegnati nell'online al 100%. E quindi qua poi si aprono anche tutti gli scenari politico e sociali. Giusto, Giampaolo? Sì, se vuoi ti parlo degli effetti sulla società, ma non tanto, sì, più che altro degli effetti politici e strategici che riguardano la costituzione di un nuovo ordine mondiale. Bene. Sì, sì. È stato creato nel 1922 a Mosca, quando si è creato l'Istituto di ricerca sociale, che poi è diventato la scuola di Francoforte. Sì, siamo arrivati ad un punto in cui... Aspetta un attimo, miseria, scusate. Un po' di fenomenali, non posso parlare, scusa. Milo, ti picchio. Io c'ho la gattina qua, la mia Mimmi. Questi animali, scusatemi. Viva gli animali, ce lo chiedo. Viva gli animali, sì, purtroppo non ci possiamo fare. Bene agli animali vuol dire voler bene al mondo. E sì, sì, non ho potuto fare a meno di farlo uscire. Sì, ricordatevi. Sì, certo. E non bisogna aver fede, si capisce con la logica. Certo. La logica, ve lo spiego? Vi do una dimostrazione dell'esistenza di Dio? Abbiamo parlato delle onde a bassissima frequenza, no? Correggimi se sbaglio, e parliamo... Sì. Allora, stavo parlando della rivoluzione culturale. Sì, senza ombra di dubbio. Precisi? La rivoluzione bolscevica culturale, ho aggiunto io. Sì, sì. Perché è stata molto dalla scuola di Francoforte e credo che la conclusione sia proprio questa, sia arrivata proprio a questi punti, perché è riuscita perfettamente, durata decenni, si è svolta con la costituzione dell'Unione Sovietica, poi con il crollo dell'Unione Sovietica, sempre voluto da chi ha costituito l'Unione Sovietica, perché l'Unione Sovietica è una creatura americana. Sì, senza ombra di dubbio, l'abbiamo visto anche nella Seconda Guerra Mondiale, che ruolo hanno avuto. Allora, arriviamo al punto, senza divagare in questo mare, in questo oceano di storia, va bene? Così si sveglia anche Ubaldo. Molto Ubaldo! Io sono sveglio, caro, ti seguo. Mi pare che dormi, scusa. Dormo. Sto seguendo le carte che ti riguardano, dopo ti dico. Allora, mi dovete spiegare una cosa che non abbiamo spiegato. Mi interessa molto questo fatto del 5G, ma qualcuno ce l'ha presentato? È la stessa Wikipedia o Wikipedia, che naturalmente considerata non molto attendibile, perché dice le cose ufficiali in maniera algoritmica. Poi vi spiegherò che cosa vuol dire, se non l'avete capito andate a vedere cosa vuol dire algoritmico. E allora la stessa Wikipedia ci spiegava il 5G e ci diceva che già è già utilizzata, andate a vedere, come arma dalla polizia newyorkese per sedare le sommosse popolari. Il 5G. Adesso, se questo 5G non è sempre esistito e questo 5G può essere sostituito da un lavoro che viene svolto da 64 antenne sotto una non ben precisata fonte di energia che proviene da un sistema non ben definito, come quello che vediamo qui, è cover up, cioè abbiamo visto quel sistema, questo non si apre perché non si può sapere cosa c'è dentro. Cosa c'è dentro? In quel parallelepipedo che contiene 64 antenne, no? Che farebbero poi anche, potrebbero anche accogliere il 5G, giusto? Sì, sì, sono antenne normali, solo che sono 64. Che cos'è che mette in funzione il sistema, che non si sa che cos'è? Quello coperto. Si sa, il magnetro. È il magnetro. Oh, adesso ce l'hai detto cos'è il magnetro. E siamo arrivati al punto, scusa, io non sono un tecnico, quindi sono un po' a digiuno di questi molto interessanti argomenti che hai portato avanti fino adesso, ma sotto il profilo tecnico li trovo veramente eccezionali. Però sai, non posso entrare molto nel merito perché io sono più che altro un filosofo e un politologo
e poi sono anche un uomo libero mentalmente, cioè non faccio parte del mondo della liberal democrazia né di quello dell'autoritarismo e delle autarchie che oramai sono presenti nel mondo, ci saranno sempre, ma sono uno che cerca di pensare al destino dell'uomo. Quando mi parli di intelligenza artificiale, è chiaro che l'intelligenza artificiale non è solo quella del computer o del computer più perfezionato, che grazie anche a questo 5G potrà diventare enorme, è quello che farà andare da solo le macchine, è quello che farà spedire la moglie che ti mette le corna direttamente in un fiume. Quando tu premi un bottone ti sei incazzato per quello, giusto? Dico bene. Ripeti, una moglie si mette le corna nel fiume? Se no, io prendo un bottone e dico questo bottone fiume, ha un siluro, la butta nel fiume, no? Giusto? Non è così? Bravo. E allora tutte queste cose abbastanza inquietanti, anche perché si è detto, ed è stato detto proprio dalla Wikipedia, poi confermato da altri che non sono Wikipedia, che il 5G è tumorale. Tanto è vero che già adesso alcuni fisici, non escludendo il professor Zichichi, e anche il professor Rubbia, hanno detto che le radiazioni che provengono da quello che noi chiamiamo 5G sono altamente cancerogene, cioè disturbano, cuociono il cervello. È come se noi avremo la possibilità di avere quell'intelligenza algoritmica che è il computer. Algoritmo vuol dire un insieme di radio. Algoritmo deriva da al-Zawahiri, che era un arabo il quale aveva studiato questo sistema. Gli algoritmi sono dei dati che si mettono dentro al computer e secondo quei dati funziona il computer. Capito? Sì. Quindi non è euristico. Vi ricordate 2001 Odissea nello spazio? Sì. L'ho già detto, forse lo ripeto, è importante. Che viene chiuso, al quale si tappa la bocca perché l'astronauta americano si è rotto le scatole di quel computer, perché vuole essere se stesso, non vuole avere l'aiuto del computer. Ma quello che più preoccupa è che in questa maniera, utilizzando in un certo modo queste extremely high frequency wave, EHW, e ci sia la possibilità di creare dei problemi nel cervellino della gente e delle masse. Tanto è vero che questo cosino, che adesso non lo trovo, spero di non trovarlo mai più, che si chiama smartphone, tutta la gente che sta sempre da mattina sulla porta, ci dorme, deve dormire mentre sogna, c'ha lo smartphone dal quale manda messaggini al paradiso. Non è un condizionatore della mente? Tutto, perché siamo... Allora, se noi arriviamo a creare una intelligenza artificiale, che poi è il nostro dirimpettaio, perché il nostro specchio ce l'abbiamo davanti, ce l'ho davanti adesso, ci lavoro, è chiaro, non posso farne a meno, fanno tutti così, non è che posso ritornare alla retroingegneria. Però... All'alta tecnologia e alla bassa tecnologia, ormai chi ci ritorna? Mi metto a battere a macchina, batto le vette a macchina come faceva Hemingway quando stava qui in Alta Italia, quando lì guidava le ambulanze, batteva a macchina, non sapeva nemmeno battere a macchina. Ascoltami Giampaolo, però abbiamo capito perché con questa intelligenza artificiale e lo IoT, quindi l'internet delle cose, cosa serve per far sì che tutto questo avvenga? Abbiamo capito. No, perché tutto questo avvenga, sta avvenendo. E come stanno facendo? No, non cosa serve, sta già avvenendo, quindi non serve più. No, il discorso è questo. Gli impianti che abbiamo adesso non possono più ricevere oltre le utenze di quelle che già ci sono, ma non l'antenna in sé. Il problema è che per raggiungere oggi sotto casa tua ci sono 10 utenti collegati, nel 2020 loro prevedono che da 10 ce ne sono 3.000. Come? Allora, perché anche? Perché
pensano che la macchina deve essere collegata, il frigo deve essere collegato, tutto deve essere collegato in rete. Per collegare tutti questi sistemi in rete c'è bisogno di più cablaggio, cioè di più potenza da far passare nei cavi. E non credo, non credo che sia un problema. No, beh, però sta nascendo un problema perché è lì il discorso del 5G con queste antenne. Ma abbiamo visto che fino a quando tu non metti i cavi nuovi, o come stanno facendo, togli le frequenze, togli i cavi in cui oggi passa la TV per farlo subentrare al 5G. Ma sì, ma scusa, ho capito perfettamente, però vedi, io dico queste cose perché ho una dimostrazione pratica dal mondo esterno e dalla società in cui vivo e dai rapporti che ho con le persone. Quindi vedo com'è ridotta questa società. Ma scusa, l'antenna con 64 piccole antenne, cosa c'entra in tutto questo? Perché c'entra come? Perché abbiamo visto le microonde cosa fanno, scusa. Il forno a microonde, lasciami finire il costrutto perché altrimenti io non entro nell'aspetto tecnico, ma le microonde sono dannose. Sì, abbiamo pensato. Chi ha detto che il 5G è dannoso? Chiamiamolo 5G anche se è improprio, tu mi dici e mi insegni, no? Chiamiamolo 5G, sì, com'è 5G? Allora, il cosiddetto, quello che va sotto il nome del 5G è stato definito, ripeto, da scienziati e anche da un premio Nobel, molto pericoloso per la salute umana. Tanto è vero che la sola Vodafone che ha intrapreso questa vendita dello smartphone cosiddetto 5G, tra virgolette sempre, mi rimetto, io non sono un tecnico. Sono frequenze che già usiamo. Ho capito, è molto dannoso la salute umana. E quindi adesso, per quello dico. Ecco, è molto salute, la salute umana e condiziona le menti, perché vedi, noi siamo portati talmente abituati ad usare questa alta tecnologia, perché la riteniamo un beneficio. Come possiamo fare a meno di avere lo smartphone, di avere il fondo a microonde, di avere una macchina che va da sola quando spremi un bottone, che posteggia da solo, che pure si ripara dall'urto, oppure che frena quando tu non freni se trova un ostacolo davanti. Tutto questo sono cose che ti dicono che raggiungere quella che è un'automazione completa, e qui si rientra nel concetto del fenomeno dell'intelligenza artificiale, che non è solo la macchina che parcheggia da sola e che frena quando trova un ostacolo se tu non freni, ma è anche la tua testa. Ecco dove si è smarrito l'individuo, l'uomo, il soggetto umano, che non pensa più, non riflette più, non è più euristico. Questo è purtroppo è tragico. Euristico deriva, euristico vuol dire quello che inventa, che pensa, che trova nuove cose. Noi siamo tutti conformisti, il conformismo regna sovrano. Non andiamo oltre l'algoritmo, il computer, quello che sta lì. Le onde elettromagnetiche che arrivano, che ritornano, che vanno, il microonde, quest'altro eccetera. E poi non dimentico, ed ecco una cosa pericolosissima, quello che sono le applicazioni belliche di queste onde elettromagnetiche. A prescindere dal fatto che adesso il 5G sia quello che viene condotto da 64 antenne che vengono utilizzate in un sistema che è azionato da una, l'hai detto tu, come si chiama quell'elemento là, che aziona il sistema? Magnetro. E tutto questo fa parte del sistema dell'elettromagnetismo terrestre, che viene utilizzato in una certa maniera quando tu lo fai andare. E guardate, attenzione, che con il progetto ARP, che utilizza questa tecnologia, questa è frequente, stanno distruggendo la ionosfera. L'hanno già fatto. Ecco. Siamo 20-30 anni oltre. Che cos'è la ionosfera? È quella, è una sorta di ombrello che ha il pianeta Terra. Ti protegge, sì. Oh, sono degli stati. Avete detto niente, ma non è tanto questo, quanto il fatto che a questa società così conformista, così abituata alla convenzione, oramai non va più là del proprio naso, anche perché è ridotta, scusa, mi dilungo, ma per poco. No, vai, ma siamo qua per questo. È un fenomeno sociale, e dirò che questa società è abituata alla quotidianità.
secondo il lavoro che, o l'attività che deve svolgere, oppure il lavoro che non ha e quindi sta lì e pensa che cosa deve fare. E poi ci sono tanti problemi in questa società che naturalmente deve essere anche controllata. Ma mi chiedo, e mi sono sempre chiesto, se a questa società, che ritengo oramai mondiale, no, tu togli quelli che questa società stessa ritiene benefici, come l'utilizzo dello smartphone, come l'utilizzo della macchina che va da sola, che frena da sola, come l'utilizzo dell'aereo che va da solo, come l'utilizzo del drone, come l'utilizzo del computer che sarà sempre più intelligenza artificiale, che sarà più intelligente di te quando lo usi. Se tu gli levi questo beneficio, che cosa fa questa gente? Lo possono togliere quando vogliono, come te l'hanno messo a disposizione. Vedi un altro aspetto sociale. Tu sei stato molto tecnico, molto bravo, complimenti. Bisogna che mi mandi quel foglio dove sono segnate tutte queste cose, della Camera dei Deputati. Lo posso anche trovare io. Però vedi, è l'aspetto sociale, l'impatto di tutto questo, ma un impatto che è già avvenuto parecchie volte e che si sta concludendo a beneficio di chi ha voluto creare questo stato di cose. Chiamalo anche nuovo ordine mondiale, che è una parola, il governo globale, eccetera. Ma è in corso, lo sappiamo, e sono gli stessi, la stessa elite che lo ha promosso, che sono dediti da decenni alla costituzione di quest'ordine. Ma non solo, vi mostrerò anche un libro adesso, un secondo, dove si parla non solo di quelli che sono stati gli episodi della distruzione della mente umana, i condizionamenti della mente umana. Guardate anche quelli che sono, ad esempio, il ricorso ai farmaci. Oramai si vive di farmaci. E c'è il trionfo delle benzodiazepine. Le benzodiazepine. Ma guardate anche questo libro. Lo ha scritto un signore. Vedete, The Return of History and the End of Dream. Perché c'ha ritornando la storia? Perché ritorna la storia di quando c'era the Cold War, la guerra fredda. Ritorna la storia della Seconda Guerra Mondiale. Ritorna la storia. Anche perché c'è una divergenza che permane sostanziale fra vari stati, i quali non vogliono far parte di un unico globale governo, di un unico globale territorio, ma vogliono mantenere quella che è la loro individualità e seguire quelle che sono le loro tradizioni. Ma il programma, e lo dice chiaramente costui, che si chiama Robert Kagan, ha scritto questo libro qualche anno fa, dove raccomanda e auspica che ci sia questa consonanza di orientamenti tra tutte le nazioni del mondo, che dovranno distruggere la propria famiglia, perché saremo degli individui, dei numeri, e poi dovremo avere non soltanto un unico obiettivo, quello di eseguire quello che è un dato già prefissato dell'intelligenza artificiale, ma dovremo anche avere a single global religion, un'unica religione mondiale. È quello che sta per fare, sta preparando. Grazie a Bergoglio. Volete sapere, Bergoglio, sapete cosa vuol dire fracasso? Fracasso cosa vuol dire in spagnolo? Non lo so. Ha detto, questo è il fracasso di Dios. C'ho un video dove dice queste parole. Fracasso non è fracasso, attenzione, capito. Fracasso è una cosa, ma fracasso in spagnolo, usted habla spagnolo, signor? Sì, hablo, per favore. Fracasso in spagnolo significa fallimento. Il fracasso de Dios è il fallimento de Dios. The failure. Che cosa vuol dire tutta questa cosa? Hablo spagnolo anche mio adesso. Sì, però. No, va bene. Signore, habla. Vuol dire che hanno voluto anche un papa che più che dedicare la Chiesa cattolica a Cristo, la dedica a Lucifero.
punto. Esatto, in effetti anche la scienza, la tecnica, eccetera, la scienza è luciferina, ormai ha degli obiettivi luciferini che sono per annientare l'individualità umana, la personalità, è il fallimento, la devastazione della personalità umana, della creatività umana. Voi trovate arte in giro, trovate dei film che parlano sempre solo di quello, ossessivi che parlano solo sempre di quello, ossessivi con le stesse cose. C'è qualcosa, c'è qualcuno che scrive qualcosa che possa essere interessante a parte a quello che scrive questo stronzo di Pucciarelli che vi parla? No, dai, che in pochi leggono, che in pochi leggono, però cucù. Bene, diciamo, Gian Paul, che tutto ciò che tu dici, che da tempo dici, è stato già programmato più di 120 anni fa, anche di più, che le cose dovevano arrivare in questo modo, come effetti stanno ormai proseguendo. E la cosa più grave è che tutto prosegue nell'indifferenza criminale di tutti. C'è qualcuno che mi dice che Pucciarelli dovrebbe cambiare mestiere, ma io il mestiere non lo cambio proprio. Anche ma quale mestiere vorresti fare? Fammi sapere. Perché io do fastidio in un certo... Sono già segnato. Insomma, tu dia un fastidio. Da un certo osservatorio che mi rompe le scatole. Allora non posso parlare, non si può più parlare. Ma è possibile mai che siamo arrivati in un punto con una legge ordinaria è quella che calpesta con i tacchetti una legge costituzionale, l'articolo 21. Ognuno ha la capacità di esprimere la propria opinione attraverso il pensiero, la parola, cioè purché naturalmente non offenda gli altri. Io non ho offeso nessuno, io ho detto soltanto una verità che è contenuta in documenti ben precisi, tangibili, concreti. Allora, ritornando al discorso del 5G, noi abbiamo avuto un impatto, voi un po' anche per i media che ci hanno forse mal informato, e che probabilmente sarà così, ma questo 5G che tu dici che è sempre esistito, ma ovviamente anch'io avevo pensato una cosa del genere, perché come però, può essere... però non l'ho pensato io, ce lo scrive il documento della Camera dei Deputati, come ce l'abbiamo qua. Sì, sì, perché sì. Se le bande della TV dal 2018 al 2022 vengono destinate al 5G, che cosa significa? Certo, ma vedi, tutto questo porta a dire che ci hanno permesso di avere il 4G, che è già dannoso alla salute, lo confermano tutti i medici. Ma non allora sì, perché anche il 2G è dannoso, no, sono le stesse frequenze. E lo confermano anche i fisici, lo confermano quelli che sanno gli effetti collaterali dell'utilizzo di queste onde elettromagnetiche. Ma guardate che le onde elettromagnetiche sono naturali nella nostra atmosfera, fanno parte dell'universo, sono una creazione di questa spettacolare cosa che noi abbiamo vicino, che vediamo tutti i giorni, la realtà ontologica. E se adesso abbiamo queste facilitazioni e godiamo di questi benefici, è chiaro che noi non possiamo far altro che esultare, ma forse ci siamo troppo condizionati e siamo troppo schiavi di questa tecnologia, che fra l'altro, come molti dicono, e io stesso continuo ad affermare, è deleteria per la ma molto pericolosa. Giampaolo, è colpa nostra, Sarà colpa nostra, ma sai... Non è perché siamo noi che vogliamo questo tipo di tecnologia così. Perché un computer in casa lo puoi avere, basta che ce l'hai collegato via cavo e non via wifi. I modem da 30 anni a questa parte navigano sulle stesse frequenze che oggi vengono assegnati al 5G. Eppure ce li abbiamo in casa da 20 anni i modem. Giusta osservazione. Sì, ma è così per tutto. Ma siccome vedi, attenzione, entra il marketing qua. Perché noi non siamo tanto cittadini pensanti, ma siamo dei consumatori conformisti, consumatori, utenti. Quindi noi ce l'abbiamo la massa, ce l'ho anch'io. Non posso dire che non ce l'ho anch'io. Abbiamo la tendenza ad adeguarsi a quello che le offre il sistema. Come fai ad andare ancora avanti col telefonino del 1802?
pronto, il gettone, mi dai il gettone che devo telefonare, scusa. No, no, sì, senza. Capisci quello che voglio dire? Sì, sì, senza. Quindi ora noi non possiamo fare queste cose, e anche perché non ci appartiene più quella tradizione del passato, non la troveremo più, anche se andiamo a cercarla, non la troviamo più. È chiaro che se uno deve essere efficiente, deve fare un lavoro, deve utilizzare un computer che cammina, che ti offre tutte le informazioni dello scimmio, che ti dice, che ti permette di comunicare con me, con te, con tanti altri, che ti permette di prendere un aereo, beh, che ti posso dire, che sta ancora arrivando, sta lì, boom boom, arriva, hai tutte le coincidenze, ti permette di vedere il mondo intero attraverso il GPS, attraverso le foto di Google Map, vedi tutto. E quindi come posso fare a meno di queste cose? È chiaro che mi devo aggiornare. Updating, upgrading è il termine che è un comandamento oggi come oggi, altrimenti fai parte di una, e altrimenti prendi, te ne vai in montagna, stai su, ti coltivi le patate, le carote, e ti fai il formaggio con la pecorella, dai da mangiare alla gattina se ce l'hai, se no glielo dai al cagnolino, poi ti richiudi in casa e stai lì, magari leggi, scrivi e fai qualcosa di bello, perché l'arte è sparita, c'è solo il conformismo. Adesso cosa devo fare? Devo andare a comprare. Sì, vai a comprare tu. Abbiamo gli alimenti che ci uccidono, non c'è più un alimento sano, nemmeno il biologico. Li cuociamo col microonde, poi dove vogliamo andare? Ecco, se, beh, appunto, poi fra l'altro mangiamo cibi smollecolati e riassemblati dallo stesso forno a microonde, li ingeriamo così. Appunto, poi con tutto. Vabbè, questa sarebbe una dilettante. Vedi, il marketing, anche perché, vedi, tutto questo, noi siamo diventati funzionali a questo degradamento della spinta economica. Giusto? Non so se mi avete... Degradamento, sì, insomma, non è dalla spinta economica, non c'è più l'economia produttiva. L'economia produttiva è quella che si svolge in diretta parallelismo con le ricerche marketing dei grossi produttori di mercato. C'è un grande monopolismo, c'è un oligopolismo sulla produzione e della grande distribuzione. Quindi noi dobbiamo adeguarci anche a questa spinta che ha voluto queste cose, quindi ti devi adeguare, oltre che a utilizzare quello che devi comprare per mettertelo in bocca, ti devi utilizzare anche quello che devi comprare per mettertelo in testa, in bocca, in testa. E ci manca una cosa che non la dico, perché insomma, poi c'è Ubaldo Croce che si spaventa e dice cosa ha detto Bucciarelli sempre. No, tu devi comprare una cosa che te la metti in bocca e tale. Poi devi comprare una cosa che te la metti in testa, o no? Sì. Se c'hai ancora spazio, se non è occupato dai dati algoritmici, o no? Sì, sì, sì. Sì. Poi cosa ti devi mettere? Dove te lo devi mettere? La terza cosa, dove te la devi mettere? Dove è il nostro destino? Dove dovremo prenderla? Ecco, sono stato chiaro? Non chiarissimo, avete chiarissimo. Devi chiudere, Ubaldo. Ancora 10 minuti. Allora, io voglio fare una precisazione. Sarò noioso, dovete lasciarmela fare perché non voglio chiudere senza averla. No, ma è molto utile, molto interessante. Voglio spiegare in pochissime parole cosa significa 2G, 3G, 4G e 5G. Qua di fronte abbiamo l'immagine di una nuova antenna 5G, quella che stanno montando in tutto il mondo. Qual è la differenza? La differenza è che prima questo sistema aveva, invece che 64, mettiamo il caso, 10 di queste antenne, e aveva un cavo per ogni antenna. Quindi in uno di questi blocchi 10 cavi con 10 antenne, con un flusso di dati, con un tot di dati di flusso. Qual è oggi la differenza? Che invece di essercene 10, ci sono 64 antenne uguali alle altre. No, le antenne non sono nuove. L'unica cosa in più che potremmo dire è che si autodirezionano verso il cliente. Però qual è la cosa di così differente? Niente. Che hanno solo integrato in un unico blocco 64 antenne. È logico che se invece di 10 qua dentro passano 64 cavi, cioè almeno il 70% di potenza in più. Se prima arrivavo solo a 10 utenti, adesso arrivo a 100 utenti. Ma la tecnologia è uguale, cioè in queste antenne passa il 2G
oggi come potrebbe passare il 5G. Quindi non c'è differenza. L'unica differenza, finisco, l'unica differenza che c'è, sapete che cos'è? Che basterebbe cambiare i cavi nella, con la nuova generazione di cavi, in modo che in queste antenne, invece di fare tutto questo casino che stanno facendo, invece di arrivarne 64, ne arriva uno, dove all'interno ci sono i 64 cavi o la potenza di cui vogliono. Questo perché non... Finisco. Poi tra parentesi, naturalmente. Ok. Scusami. C'è una domanda per Patrick. Sì, va bene. Allora, aspettate che finisco, sennò prendo il filo. Adesso faccio una domanda io, scusa. Vai. Ma se la potenza di questo cosiddetto 5G, tra virgolette, è quella che è pericolosa per la salute umana ed è stato appurato? Ma Giampaolo, te l'ho detto, la frequenza viene, è la stessa. Aspetta, fammi finire. E viene anche utilizzato come arma strategica. Arma strategica. Tu non ti sei fermato quando parlavi dei vari utilizzi del 5G? Viene utilizzata come arma strategica? Sì. Allora sì. Ci sarà un qualcosa per cui viene imposto questo 5G, oltre a creare quei problemi forse un pochettino occultati. No, beh, ci mancherebbe, gli abbiamo parlato. Anche rendere cretino un individuo, o no? Ok, sì, no, ma questo ci sta. Il discorso è, come mai... E 5G non c'è, perché ci sono 64 antenne, ma queste 64 antenne provocano questi effetti? E può essere uno, può essere 64, ma sono quelli che rendono, ti cuociono il cervello. Sì, ma però queste antenne sono uguali a quelle che c'erano 20 anni fa. Quindi il problema ce l'hai oggi, come 20 anni fa. L'effetto di oggi è proprio quello. Solo che oggi è moltiplicato per 64 volte. Perché l'unica antenna è 64. Perché questo? Non è per il controllo della popolazione mondiale, secondo voi? Sì, però questo è l'aspetto sociale. Siamo vicini al controllo della popolazione mondiale. Sì. Una domanda per tutte e due. La prima domanda è per Magic Venon, per Patrick, che dice: come mai l'Antartide non è collegata da cavi sottomarini? Il motivo per cui, secondo te, questo... L'ha detto ieri. L'ho detto nella scorsa puntata, e perché forse non ci ha seguito. Perché è pieno di fabbriche, c'è la Hyundai, ci sono tantissime fabbriche nelle coste, diciamo, che si affacciano al Nord America, al Sud America, Sud Africa, alle coste del Polo Sud, sono piene zeppe di attività, quindi... Stiamo parlando di Cucciarelli, la domanda è questa. Ah, Polo Nord! No, parlava dell'Antartide. Non confondetemi. Sì, ho capito bene. Allora, le coste del Polo Sud baciano l'America, il Sud America, il Sud Africa. Sì. È lì, sì. Ma sempre per un interesse personale, perché c'è... Sì, no, però sto solo dicendo, in queste coste è strapieno di attività, lì. Quindi, ovvio... Attività che hanno tu, che l'elite di potere ha tutto l'interesse a salvaguardare, no? Certo. Allora, una cosa è sicura. Possiamo dirle queste cosine o no? Sì, per la rarefazione. Adesso la domanda per Pucciarelli. Non ho finito di rispondere. Vorrebbero sapere da te, Giampaolo. Aspetta, fai rispondere Patrick. Ma devi finire, scusa, siamo presi adesso finito. Ho detto, sono sicuro di una cosa, posso dare un parere tecnico, che per quanto posso capire, per la rarefazione dell'aria, per i problemi che ci sono lì, non puoi sicuramente mandare segnali tramite Wi-Fi. Quindi è per forza ai cavi. Vi aggiungo a questa domanda importante. Questa cosa dei cavi e delle connessioni al Polo Sud è collegata con la Seconda Guerra Mondiale e con la corsa di Hitler al Polo Sud. Questi discorsi, se vogliamo, possiamo aprirli in un altro momento. Certo. Allora, domanda per Giampaolo è questa: cosa ne pensi della censura su Facebook e YouTube, che ultimamente si sta facendo sempre più aggressiva, tant'è vero che hanno chiuso anche il sito di Vox Italia, l'ultimo movimento che ha creato il filosofo, come si chiama, quello... Diego Fusaro. Esattamente, Diego Fusaro, appunto. E poi, se secondo te, o secondo voi, anzi tutte e due, la domanda è questa, vale per tutte e due, è possibile creare un'altra piattaforma in cui non avvengono queste censure? Qui domanda? No, rispondo subito, no. Perché tutto nelle mani di un potere elitario,
e non vorrei nemmeno rispondere a questa risposta perché ho già troppe seccature. Capito? Come ho troppe seccature? Certo. Posso rispondere io in maniera breve senza... Anche se tutto sommato vi dirò, anche vi mostrerò per l'ennesima volta la copertina di un libro che si trova tradotto in italiano, I poteri forti di oggi sono quelli che fanno quello che vogliono. Io ho provato qualche volta a collocare su Facebook determinati video, determinate cose, e niente, subito me l'hanno bannati. Quindi poi, in effetti, quando mi pronuncio in maniera non considerata ortodossa, diciamo così, su Facebook, che deve poi alla fine ridursi a un mi piace, non mi piace, oppure a un commento, io il commento non lo faccio, perché quando faccio i commenti poi mi bannano tutto e sono considerato. Quindi Facebook io vado il meno possibile, perché ritengo che sia proprio un mezzo di controllo proprio e di schedatura di tutti gli individui, che sono milioni e milioni, che vanno su Facebook. Pertanto, posso rispondere io senza fare danni? Espongono quello che loro ritengono sia il loro io inespresso. Ricorrono a Facebook. Capitulite? O non l'avete capito? Non si capito? No, beh... La domanda è per te: ma è possibile costruire una piattaforma che non sia controllata da questa, usando altre linee? Volete farti rispondere a questa? Allora, no, rispondiamo vai Patrick. Rispondiamo velocemente a questa domanda. Questa, come abbiamo visto l'altra volta, è la cartina dei cavi sott'acqua che uniscono i continenti. Ora, non ci sono qua ovviamente i cavi terrestri. Però che cosa possiamo vedere? Questi puntini bianchi, come vi ho detto l'altra volta, sono data center, gli snodi. Cosa succede? Noi adesso siamo qua, in Italia. Io sto comunicando con voi. Nel mentre che sto comunicando, il mio segnale non arriva diretto a voi. Viene scomposto, passa per i data center e arriva in questa zona. Tutto il mondo, arriva in questa zona della California, qua, dove c'è la Silicon Valley. Qua in questa zona hanno i quartier generali tutte le più grandi piattaforme americane, tra cui Google, Facebook, tutti. Ok. Quindi, prima di passare il segnale su YouTube, tramite in una live, tutto quanto viene scomposto in piccoli pacchetti e transita per questi data center tipo Google. Google, attraverso degli algoritmi, analizza i contenuti e poi, questo succede in un nanosecondo, gli ributta nella rete. Quei dati fanno lo stesso percorso e arrivano da signor Ubaldo, dove io sto streamando. Quindi, se io voglio fare una piattaforma, posso farlo? No, perché neanche allora, che il Deep Web sia una cosa che esiste è una grandissima cazzata, perché per quanto tutto passa in un cavo e in un cavo c'è collegato qualcuno che ci guarda, è lui che ci sta creando il Deep Web e ci fa credere che quando siamo lì dentro chissà che cosa succede. Sì, senza ombra di dubbio. Quindi è impossibile fare qualcosa su internet senza essere scoperti o senza... Cioè, per esempio, nel mentre che sta andando questa diretta, i data center analizzano minuto dopo minuto tutte le nostre conversazioni. Proprio perché ogni parola, ogni sillaba viene scomposta in piccoli pacchetti attraverso, diciamo così, delle stelle di Rosetta di internet, dei vocabolari di internet, vengono ricomposti nei data center, dove appunto prima di essere immessi nella rete vengono ascoltati dai loro sistemi o decifrati, così per i messaggi, le chiamate, i messaggi su Facebook, tutto funziona così. Quindi se tu apri una piattaforma pensando che sia una piattaforma nascosta, quando mai? È la cazzata del Deep Web, dovrebbe essere una cosa un po' sfattata, perché se proprio ci sono spazi divisi li hanno aperti loro, quindi chi più di loro ci controlla? Quindi non esiste qualcosa di non esplorato all'interno di internet è dentro questi cavi, che ci piaccia o che non ci piaccia, e da una parte all'altra del mondo ci sono i data center che ascoltano, guardano e sanno tutto quello che facciamo, semplicemente. Quindi no, è impossibile fare una piattaforma di quel tipo, anche se comunque viene fatto. Ci sono tante piattaforme italiane che discutono, straniere che discutono di temi complessi e comunque hanno le loro piattaforme. Anche perché, per esempio, se tu hai un sito, non sei costretto a passare per YouTube per caricare un video o una live.
avendo comprato il dominio e avendo il sito, hai lo spazio nel tuo sito. Quindi lì non c'è tutto il discorso della privacy di YouTube, per esempio. E quindi puoi pubblicare le cose che vuoi, per dire, senza essere bloccati dalla, dai, diciamo, dalla politica di... Bene, bene. Vi ho mostrato un po' insistentemente la copertina di sì. cui il titolo è World Without Mind. Tradotto senza ragione. In un'edizione italiana che si chiama I poteri forti di oggi, l'ho detto per l'ennesima volta, lo ripeto. Bravo, già Gianpo. Va bene, ragazzi. Io devo chiudere. Facebook, Microsoft, Amazon, eccetera, pensano per noi. Andatevelo a comprare, lo leggete. Va bene. Smettete di usare, se dovete capire. Allora io vi saluto, ragazzi. Ciao a tutti, buona serata, buon proseguimento. Grazie a tutti, è stato grande, Patrick. Anche tu, Giampaolo, grande. Un momento, ritorniamo ancora quanto prima per riprendere l'argomento, perché certo, poi ci parlare di un'altra cosa importante di non parlare, caro Patrick. Ne parliamo un po' dopo in privato. Ti preparo una puntata alla grande con Cucciarelli, ho io un tema da darti, da esplorare insieme all'architetto, un architetto di Formia, di Guidonia, scusami, Antonio Schiavo si chiama, col quale faremo qualcosa di incredibile, perché lui sta indagando su ciò che noi facemmo tra gli anni 20 e gli anni 30 nel laboratorio appunto di Guidonia, che veramente sono venuti fuori dei brevetti incredibili degli anni 20 e 30 che purtroppo non furono mai usati, poi non tanto in campo civile quanto nemmeno in campo militare, che dopo troppo tempo. Però ti devo dire due cose velocissime prima va di bene. Allora, uno qua ha scritto nei commenti, uno ha scritto nei commenti che pensava che io intendessi le fabbriche nelle coste dell'Antartide. Sì, intendevo proprio quello. Se voi prendete Google Maps e andate nelle coste dell'Antartide, vedrete le fabbriche che ci sono. Via si avvicina così tanto Google Maps che molti tetti hanno i simboli delle aziende. Tipo il primo che mi ricordo è la Hyundai. Quindi nelle coste è pieno, strapieno di fabbriche. Chiuso il discorso. Perdonami perché non volevo lasciare questa... È una cosa anche importante, cavolo. Sì. Ho detto solo che si affacciano quelle coste in quelle zone, ovviamente. Va bene, allora riprendiamo subito più presto con questo argomento, più quello che ho detto io prima. Che va bene, dire. Ciao a tutti, presto, grazie. Grazie a tutti, ciao. Ciao a tutti. Ciao Baldo, grazie. Ciao Patrick, ciao. It's important to understand what the 5G is doing and what they say it's doing. We're told on the IEEE beamforming document that this technology cooked your eyes like eggs in World War II. And you all need to understand, these are military weapons, these are assault frequencies. You garner nothing more than that. That's what you need to know. It's microwave radiation warfare, is what this is. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming to the National Press Club Federal Communications Commission Chairman Tom Wheeler. It's an honor to be here at the National Press Club. The first generation wireless, 1G, was voice. The second generation, 2G, allowed both talk and text. Third generation, 3G, the internet, in a limited way. And today's technology, 4G, completed that digital migration.
But if anyone tells you that they know the details of what 5G is going to become, run the other way. This video is brought to you by the number 5 and the letter G. And pretty soon, everything else will be too. I have to tell people 5G is a killer. I'm Mark Steele. Anybody who hasn't heard me, I'm a weapon systems head-up display expert. I'm one of the leading experts in the world. I've actually brought cover in relation to this. And the reason I became an expert was because I invent them. What I'm going to say to you today, do not believe a single word I say. Not one. I want you to do your own research. You'll find it's absolutely terrifying. You got your body cover? Aye, aye, aye. Oh, good lad. Right, because I can talk to that. This 5G rollout is a weapon system. I've got a letter and we're sent to the government because I know about weapon systems more than anything other. In Britain, in a place in the north of England called Gateshead, a scientist there called Mark Steele has been very publicly and actively warning people about the effects of LED streetlights, which he says in Gateshead are emitting now 5G. Right, move away, what's the crack? Hey, lads. I'm just having a word with these Gateshead council workers about replacing this these transmitters on these lights that are causing harm and assaulting the community. This is an existential threat to the economy, to the environment and humanity. Well, if these transmitters are everywhere, then everyone's at risk, surely. There's a lot of confusion about what 5G is. The G stands for generation. So you started off with the first transmitter system. Back in the 1980s. In the 80s, yeah. So you had 1G, then you had 2G. And as the generations moved on, you started to see more complex signal systems, cleverer pieces of antenna designs, etc., etc. So the whole thing became more data, quicker downloads, etc., etc. However, 5G is something completely different. All right, let's get a breakdown. Let's tell the people what this really is. This is the 5G transmission device. That's a hell of a beast, that, isn't it? These are the uninsurable transmitters. Just get a good look at that, guys, because obviously I know there's quite a few experts who want to see more detail about the transmitters and the chipsets. Just have a good look, boys. This is the control management system, mass array. There's an antenna there, you see that? What is this phased array antenna here? What's that? This is for phased array, all right? As you'll see, it's got a driver, it's got some chip there. It's one chip. Look at the chipsets on this. This is your dystopian world. What did Gated Council say? I'll tell you what I think, we better send some of these educated fools back to school or just send them to prison, whichever is the easiest. I think prison's probably better. All right, that's 5G, guys. That's 5G hardware. You must consider the whole part played by electricity in nature. Human beings cannot go on developing in the same way in an atmosphere permeated on all sides by electric currents and radiations. It has an influence on the whole development of man. This life of men in the midst of electricity, notably radiant electricity, will presently affect them in such a way that they will no longer be able to understand the news which they receive so rapidly. The effect is to damp down their intelligence. Such effects are already seen today. Even today, you can notice how people understand the things that come to them with far greater difficulty than they did a few decades ago. Rudolf Steiner, 1924. Rudolf Steiner noted that in 1924. Since then, our atmosphere has become far more permeated with electric waves of widely diverse types. There's no doubt now that electric waves, electromagnetic forces, cause direct biological effects. There's thousands of peer-reviewed papers on this subject. There's no doubt about it. But what are these effects? How are they affecting us? What can we do about it? We're now at a stage where we're putting in what's called 5G, which is a special type of broadcast for high density information transfers.
And it turns out that this is the same frequency bands that are used in crowd dispersal weaponry. First and foremost, is densification. So it's significantly more transmitters in close proximity to a human, and it is also a sophisticated, illegal, unlawful transmitter. What I mean by that is it is a high gain dielectric lens antenna, and what that allows 5G transmitters to do is to 3D map its environment in your home. The 868 megahertz frequency is specific for battlefield interrogation systems, so sub-gigahertz. It allows the signal to travel through concrete brickwork with ease, and it can actually data gather. It is a target acquiring system. Phased array is basically radar off the battlefield. It is extremely good at identifying targets and being able to lock on the targets. And not only that, it can specifically target you as an individual. So any judge sitting on an interesting case, let's say, any lawyer, any barrister, anybody doing any work that is potentially controversial, your life could be at threat. So the antenna design that you currently have on top of these LED streetlights, masquerading as a control management system, it basically battlefield interrogation equipment. The first phased array unit was actually called Mammut, used by the Germans during the Second World War to identify Allied aircraft. Obviously, things have moved on significantly since then. Well, I joined the Royal Navy in 1960, and I specialised in microwave warfare. Radar, obviously, which uses microwave, but they don't just teach you radar, they teach you all about microwaves and other uses. So I understood about microwave warfare and how it can damage people, how it can harm people. Microwaves then were used as weapons, as they are today. It is a perfect stealth weapon. And when governments don't like a group of people, for instance, the ladies who protest at Greenham Common in England about the American missile base they camped, they were microwaved. We microwaved Catholics in Northern Ireland to make them sick. It goes on all over the world. And it's a weapon that you don't know you're being targeted, because the dose is very, very low, which is actually more dangerous than a high dose. It's very, very low, and it may take a year or two, but you can cause neurological damage and cancers with low-level microwaves, and you can make all your opponents sick. It's a perfect weapon for a government. Impulses are being redirected. We are living in an artificially induced state of consciousness that resembles sleep. Their intention to rule rests with the annihilation of consciousness. We have been lulled into a trance. They have made us indifferent to ourselves, to others. We are focused only on our own gain. Please understand, they are safe as long as they are not discovered. Keep us asleep, keep us selfish, keep us sedated. Almost immediately, I had neighbors knocking on the door, talking about children bleeding from the nose. I had images posted on Facebook. And one neighbor in particular came to my door and mentioned the fact that since the LED street lighting had been installed, she was bleeding from the nose every single night. I thought it was unbelievable. However, I spoke to another neighbour who lived not far from the first lady who mentioned this, and she also confirmed that since the LED street lighting had been installed, she also
had started to develop nosebleeds and had never had nosebleeds before in her life. That then put me on a journey to investigate. I measured microwave radiation levels from the transmitters on top of the LED streetlights, the basic 868 megahertz. It was significantly higher than the current Council of Europe 1815 resolution, which is a maximum of 600 millivolts. I've measured up to over 3,000 millivolts. Five to six times higher than the guidelines. Significantly higher than the current Council of Europe 1815 resolution, which states that 200 millivolts should be the maximum. The bioinitiative report states that it should be significantly less than that. So we've got the Council of Europe, that's, you know, the International Criminal Courts are stating that, you know, the learned judges have said that 200 millivolts, and I'm measuring in bedrooms in Gateshead, minimum 600 and up to 4,000. Does this mean that in 2020, 2021, when 5G is destined to roll out globally, that you're going to get those kind of readings everywhere all the time? Everywhere all the time. Worse than that? Worse than that. Yes, 5G will connect the Internet of Everything. If something can be connected, it will be connected in a 5G world. Hundreds of billions of microchips connected in products from pill bottles to plant waterers, requiring massive deployment of small cells. We won't wait for the standards. Now, to make this work, the 5G build-out is going to be very infrastructure intensive. We must reject the notion that the 5G future will be the sole provenance of urban areas. The 5G revolution will touch all corners, and that's damn important. The interconnected world of the future will be the result of decisions we must make today. Issue before us today is Senate Bill 637 and Senate Bill 894, the former by Senator Hume, the latter by Senator Knopf. We're going to invite the first four witnesses in support of the legislation, and that would be John Jones with Sprint, David Lewis and Andy Emerson with AT&T, Neil Krevda with Verizon, and Frank Iacovetti Jr. with T-Mobile. So be straight with me. Is it true? It could be. No, well, very few cases. There was an unfortunate incident out in Iowa. Look, gentlemen, practice these words in front of the mirror. Although we are constantly exploring the subject, currently, there is no direct evidence that links cell phone usage to brain cancer. I'm Sharon Goldberg. I'm an internal medicine physician. I've practiced medicine for 21 years, and my background is mostly academic, internal medicine, hospital-based, clinical research, and medical education. I'm a certified Microsoft small business specialist. I worked on space station designing the cabling system for the airlock module, where I was responsible for EMI, EMC analysis, which is electromagnetic interference, electromagnetic compatibility. I am a professor in the Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, and I teach there both toxicology and health effects of electromagnetic radiation. My name is Daphne Tachover, and I'm the founder of an organization called We Are the Evidence. We are an organization that represents the many adults and unfortunately many children who have become very sick from wireless technology radiation. There seems to be a couple false Easter eggs being put out there right now. I want to make sure we dispel that right off the gate. The effects of wireless on health scientifically are very, very clear. So it's always pushed back to the definition of an acceptable level of radiation. And that's what this is, by the way. This is about radiation. Wireless radiation has biological effects, period. My name is Dr. Angie Kolbeck. I've been reviewing the studies showing the impacts of wireless radiation on our health, and there are now thousands of studies
showing the following adverse health impacts to wireless radiation: cancer, oxidative damage, DNA damage, DNA failure. Things like, you know, memory, dizziness, anxiety, brain fog. Headaches, nosebleeds, cognitive problem, exhaustion. We have evidence of DNA damage, cardiomyopathy, which is the precursor of congestive heart failure. Short and long-term memory loss, decreased attention spans, lower reaction times, even involuntary contractions of muscles causing misalignments of spines and jaws. Breast cancer. We suddenly have breast cancer in women who have no DNA predisposition. Disrupted immune function and change in stress proteins. Reproductive and fertility effects. There are dozens and dozens of studies that show beyond any doubt what this radiation is doing to our sperm. Now, if you take the cell phone out of your pocket, the sperm will recuperate within 3 to 4 months. What would not recuperate would be the damage to the DNA of the sperm. That is irreparable. The wife of the ex-governor of Indiana was diagnosed with glioblastoma, same brain tumor Ted Kennedy had and John McCain had. Did you look at John McCain's car? This is a cell phone brain tumor. LeBron James, one of our sports people, had a salivary gland tumor. That is another cell phone tumor. You didn't hear about it because immediately after that was discovered, was paid by Samsung to become their spokesperson. We are seeing increases in brain tumors. We're seeing increases in Alzheimer's. We're seeing increases in all of the neurotransmitter diseases, ALS, Lou Gehrig's disease, Parkinson's. These are all disease systems that are known to be associated with low-level energy exposures. We talk about 24/7, around-the-clock exposure, wherever you are and your whole body. You never get away from it. And it seems from our studies that maybe your immune system can cope with it for a time, but it will deteriorate. Then the irradiation will definitely damage cells at a deeper level, and the question is, what will then happen? These are out of peer-reviewed papers, so these are not just hypochondriacs thinking that they're doing it. We're having real problems with this. This is no longer a subject for debate when you look at PubMed and the peer-reviewed literature. These effects are seen in all life forms: plants, animals, insects, microbes. So 5G is not a conversation about whether or not these biological effects exist. They clearly do. There is scientifically evidence that is so strong that you can be certain that the standards used by the FCC to manage health effects are wrong. We need to start measuring how much radiation are people being exposed to before we roll out 5G. There are four kinds of electromagnetic fields that we know are harmful to human health. So radio frequency radiation, magnetic fields, dirty electricity, and electric fields, okay? Our exposure, any given person, and all humans are affected by EMFs. What is our exposure in a day? It's not one cell phone. It's cell phones, it's multiple wireless networks, it's smart meters, it's cell towers, it's this sandwich, and it all adds up. The data we're going to look at are all published science, testing results, or public standards. At the bottom end of the radiation scale of what's called power density, or signal strength, is the minimum level at which cell phones will work, which was found to be 0.2 billionths of a microwatt per centimeter squared. Pine needles were found to age prematurely at 0.000027. At short-term exposures of 0.05, children aged 8 to 17 experienced headache, irritation, concentration difficulties, and behavioral problems. 0.1 is the biobiology or building biology guideline for extreme concern. 1.0 produced sperm DNA fragmentation and a decrease in sperm viability in vitro. Also at 1.0, the science shows the following bodily effects can occur: headaches, dizziness, fatigue, insomnia, chest pain, difficulty breathing, and indigestion. 2.5 saw altered calcium metabolism in heart muscle cells. 4.0, changes in the hippocampus affecting brain memory and learning. And at 6.0, DNA damage in cells. So, where are smart meters on this list?
Electrical Power Institute in December 2010 measured a single Itron smart meter with pulses up to 7.93 microwatts per centimeter squared. Our own testing indicated approximately 8.0 with 1 meter. These tests are at a close distance, approximately 1 foot away from the meter, but an infant's crib could be just as close on the other side of the wall where the meter or bank of meters are installed. Even though there are all these known health effects at levels far lower, Switzerland, Liechtenstein, and Luxembourg see fit to set the standard at 9.5. And China, Poland, and Russia, 10.0. This is the same level at which behavior has been altered, producing reflexes of avoidance following 30-minute exposures. A room of 12 smart meters, very common and even a conservative number in an apartment building, tested at 19.8 microwatts per centimeter squared. This is hundreds of times higher than levels which clearly indicate harmful effects. So, how can utilities and governments get away with forcing these devices on everyone? This is how. In Canada and the US and several other civilized countries, the safety limit is set at 600 to 1000 microwatts per centimeter squared. This so-called safety limit is literally tens of thousands of times higher than levels which are known to damage health, according to peer-reviewed published science. Faster, better, more reliable internet. That's the promise of 5G technology, but there is also the peril. Health hazards associated with radio frequency that is higher also and requires more transmitters and in antennas. And the stark, simple fact is the health hazards are unknown and unstudied. And that is a sign of neglect and disregard on the part of the Federal Communications Commission that seems unacceptable. There have been no answers so far. The FCC basically has said everything's fine, but in order to reach a conclusion about the health and safety of this new technology, we need facts. Chairman, thank you for having this hearing. 5G, as you well know, also uses higher frequency waves that don't travel as far and will rely on a network of hundreds of thousands, potentially millions of small cell sites. And the question then is, are there any health implications, any public safety implications to those additional sites that are likely to be located close to homes, schools, workplaces, and closer to the ground? Correct? Correct, Senator. Yes. So my question for you, particularly Mr. Gillen and Mr. Perry, how much money has the industry committed to supporting additional independent research? I stress independent research. Is that independent research ongoing? Has any been completed? Where can consumers look for it? And we're talking about research on the biological effects of this new technology. Thank you, Senator. I think, thank you for your focus on the issue. Safety is paramount, and as you alluded to, we rely on the expert agencies, we rely on the findings of the FDA and others as to the requirements to keep all of us safe. There are no industry-backed studies, to my knowledge, right now. Happy to visit with you as to what opportunities you think there needs to be more studies, and we're always for more science. We also rely on what the scientists tell us. So essentially, the answer to my question, how much money? Zero. I can certainly follow up with you, Senator. To my knowledge, there's no active studies being backed by industry today. Anybody else know of industry commitments to back research, fund it, support it, to ascertain scientifically the health effect? No, I'm not aware of any. So there really is no research ongoing. We're kind of flying blind here, so far as health and safety is concerned. Thank you, Mr. Chairman.
you're a trained medical professional. Yes. We don't have one on the panel. What are we to make of the American Cancer Society, for example, telling us there's no evidence of harmful product? Many of these organizations have conflicts of interest. Very briefly, if you can, what do you mean by conflict of interest? One of the first things that you teach residents is that you always have to look at the funding. There's a tremendous amount of sponsored research by people who are hired to do studies to find no effect. And that's plagued this field in a number of countries. The radio frequency radiation work that we did was supported by Motorola. The relationship was really very cordial and very stress-free, but only up until we started generating data. These folks were very, very upset and began to talk about how are they going to handle this, what sort of spin can we put on this, what can we expect from this. And from that point on, the relationship changed. What we saw was that Motorola began to exert more and more control over the work, telling us what to do, telling us how to write abstracts, what to say in the abstracts, what to say in the papers, how to do the work. No, don't do this. Yes, do it this way. This was unacceptable. I had completed our study of DNA damage, and I submitted the final report to Motorola. They simply weren't willing to accept my interpretation of my study, my evaluation of my study, my knowledge of science at that point, and tried to urge me not to publish the study. Did you hear about people coming to you as far as having complaints about illness? We were made aware of health complaints following installation of smart meters, and we wanted to verify this using our field work. So I measured the field of about 30 different people while they stood 1 foot in front of the smart meter, and in every single case, the human energy field was obliterated as they stood in front of the smart meter. So in our first slides, what we see is normal cells, and the structure of the cells is intact and sound. This is what we would expect from a normal sample. So after 2 minutes of exposure in front of the smart meter at about 1 foot away, we see a totally different story. Sample one, you can see a lot of degradation in the cells. The cell walls have been broken, and you see changes in the cells, which are called mycoplasma. It shows a mutation to the cell. In the second sample, we see a different type of degradation to the cell membranes. You can see a corrugation here. This is called bottle cap formation, and it's known that this occurs due to oxidation or exposure to free radicals. So this third subject, when we did her sample, she had to be pulled away from the meter after 45 seconds because she complained about an increasingly severe headache. And here you see a phenomenon called rouleau, where the red blood cells are stacking up, which makes it very difficult for the blood to deliver oxygen to the tissues as they would be their normal function. Every single one of these is a degradation. Every single one of these shows a trauma to the blood cells, and that came from something, and the only variable was the smart meter. The good news in all this is the patient and the blood can return to normal once they have been removed from the influences of these stressors. Some of the effects that we can look at, well, one thing is just our regular Wi-Fi, 2.4 gigahertz. That's in the same range as microwave ovens, which are also called radar ranges, because that is radar. 2.4 gigahertz is interesting. It's not the peak absorption rate in water for microwave frequencies.
But it's at a point where it allows full penetration, because if it came in at the peak, it would prevent the insides from getting warm. So that's with basic Wi-Fi. Now when we look at 5G, 60 gigahertz, this is what they call active dispersal sort of weaponry, just to keep people back. It burns the skin, it doesn't penetrate, but 60 gigahertz is the frequency of oxygen molecule absorption. Since they have electrons that they share with each other, what we breathe is actually O2, a pair of oxygen. So being bombarded with 60 gigahertz could very well impair our oxygen absorption rate in our body, and thereby the whole basis of our living system. Martin Paul says, putting tens of millions of 5G antennas without a single biological test of safety has to be about the stupidest idea anyone has had in the history of the world. So assessing all this, we have experts in various fields, military EMF weaponry, biological effects on humans, firefighters that are getting cognitive impairment by being there, and then countries that are banning these sort of technologies around schools because of the impairment to cognitive. Let's weigh that up in light of what Rudolf Steiner said in 1924 about just mere radio causing the impairment of cognitive functions on people, that they can receive news from around the world, but they can't understand it as well because of the effect of the electricity. We have to say, something smells sinister here. With the fifth generation, it's actually a whole new ballgame. It's not using the same technology. They're switching to military-grade millimeter wave technology. And when you look at this technology, I mean, if you go and look at DARPA reports, come and look at some of the patents that the United States military has put out on what they can do with psychological weapons, all sorts of things, crowd control, active denial, anything you can think of, this is what they can do with 5G. So any type of military application you can think of which has an electromagnetic base, they can do with 5G. And they're putting this out blanket across the population. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Good evening, my fellow Americans. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential